Buonasera, grazie. Dopo questa presentazione non potrò che deludervi, quindi partendo da qua iniziamo a proviamo a dire qualcosa. Vi chiedo scusa, sono mobile nel senso che mi aiuta anche a dialogare con voi. Proprio perché questo momento vuole essere un momento di dialogo, un momento interlocutorio. Perché? Perché la capacità di innovazione che sta portando la tecnologia all'interno del nostro mondo non è un qualcosa che vede nessuna delle forze in campo in grado di dare risposte che siano dei veri e propri punti esclamativi, ma suscita una serie di interrogativi, una serie di domande che potremmo definire in maniera più appropriata una serie di punti di interrogativi. E allora nell'ottica di chi vuole vivere queste domande proviamo ad entrare all'interno di questo tema, il tema del cyborg, che il nome esotico ci potrebbe far fraintendere o comprendere come una sorta di tema che abita più i romanzi di fantascienza che non la nostra contemporaneità. Allora, per parlare di questo tema vi propongo una scansione fatta in tre momenti. All'inizio vorrei proprio mettere a fuoco il termine. Perché parliamo del cyborg? Perché quello di cui ci sembra così importante parlare oggi, quando parliamo del rapporto dell'uomo con la tecnologia, entra all'interno di questa definizione. Dopodiché vorrei portarvi su quelle che sono le frontiere del nostro saper e poter fare. Perché vedete, la questione oggi è che noi siamo in grado di fare una serie molto grande di azioni e di operazioni. E la domanda è: ma possiamo fare tutto quello che possiamo fare? Allora, questo tipo di domanda, che è etica e non solo tecnologica, è la domanda che deve ritornare a risuonare all'interno delle nostre piazze, all'interno dei nostri vissuti. Perché? Perché quella tecnologia che innova possa essere orientata verso un altro orizzonte, che in realtà è l'orizzonte dello sviluppo, cioè una tecnologia in cui l'innovazione è volta al bene degli uomini e di ogni singolo. E allora quello sarà il terzo dei nostri momenti. Cominciamo da qua. Cosa vuol dire che a un certo punto il termine uomo, il termine persona, il termine individuo non sia stato più avvertito come necessario per descrivere quello che vogliamo ottenere? Il termine cyborg non nasce all'interno della fantascienza, ma nasce all'interno di un laboratorio della NASA negli anni 60. Quando gli Stati Uniti si vedono costretti a fronteggiare una crescente escalation di innovazione tecnologica per la conquista dello spazio profondo, in quel viaggio che poi porterà i tre astronauti americani nel 68, nel luglio del 68, a sbarcare sulla Luna. Venivamo fuori da un momento in cui il più grande esercito convenzionale del mondo, l'esercito dell'Unione Sovietica, si fronteggiava con una nuova potenza dotata di una nuova arma che era la testata atomica degli Stati Uniti. La storia della conflittualità e della guerra fredda la conoscete meglio di me. Quello che accade però è che la nuova frontiera di confronto sembra essere lo spazio. E uno spazio che vide il primo essere vivente e il primo uomo fuori dall'atmosfera terrestre non statunitense, ma bensì dell'Unione Sovietica. Allora gli Stati Uniti investono tantissimo in quest'ambito e all'interno di queste ricerche ci sono anche tutta una serie di ricerche sulla fisiologia umana che provano a rispondere alla seguente domanda: come può un organismo vivente sopravvivere in un ambiente che non è adatto alla vita? Le risposte fino a quel momento sembravano essere di due tipi: o modifichiamo quello che è l'ambiente, o in alternativa modifichiamo quello che è l'essere vivente. Nasce così, ad opera di Kleins and Klein, uno psicologo e un medico, il termine cyborg, dall'unione di due parole che sono le parole cybernetic e organism. Nelle memorie di questi studiosi troviamo anche qualche battuta sulla questione, perché uno dice all'altro: sai, cyborg sembra quasi un nome di una città della Svezia, tipo Gothenburg. In realtà quello che loro volevano indicare con il termine cyborg, o meglio con il termine cyborg 1, come prima espressione di questo tipo, era un organismo modificato che si adattasse alle diverse condizioni di vita
in una maniera che loro dicono omeostatica, cioè senza che nessuno avesse a oggetto quello che era il proprio funzionamento. Noi come esseri umani siamo degli organismi viventi, siamo composti da una serie di organi che adattano il loro funzionamento all'interno di alcuni parametri operativi per permetterci di sopravvivere. Per esempio, se sale la temperatura, come l'estate che abbiamo appena passato, ecco, il nostro organismo si adatta, il funzionamento dei nostri organi si adatta e ci permette di sopravvivere. Oggi siamo in grado di trapiantare alcuni organi che non sono più in grado di funzionare perché abbiamo capito questa funzione omeostatica di alcune componenti del nostro corpo. Ed è così che nel 1970 un GR220, cioè sottratto dai termini del laboratorio, una cavia bianca, un topolino da 220 grammi, è stato unito con una pompa osmotica a una sostanza chimica che alterava il funzionamento del suo corpo in maniera del tutto automatica. Quello è stato il primo cyborg. L'idea era quindi quella di poter modificare la fisiologia del corpo umano in quelli che sembravano essere i viaggi nello spazio profondo che da lì a poco si sarebbero aperti come possibilità per l'uomo. Ma ben presto ci si è accorti che il problema di funzionamento dell'essere umano non è semplicemente un problema fisiologico. Perché? Perché funzioniamo anche grazie a una serie di emozioni che caratterizzano il nostro corpo. E allora ecco che il poter controllare la nostra condizione emotiva e cognitiva diventa la seconda frontiera dell'interazione tra uomo e macchina. Nasce così la definizione di un secondo tipo di cyborg, che è il cyborg 2, in cui si pensava di poter calmare eventuali attacchi d'ansia, attacchi di panico, svegliare o far addormentare questi soggetti che venivano mandati nello spazio. La storia poi ha conosciuto un esito diverso. Non abbiamo colonizzato lo spazio, perché dopo il progetto Scudo Stellare la competizione tra le due superpotenze si è fermata. Tuttavia l'idea del cyborg aveva travasato l'idea originale e si era impiantata all'interno di una serie di ricerche sull'uomo. In uno studio che hanno pubblicato intorno al 2000, Kleins & Klein, come memoria delle loro ricerche, riconoscono che il termine cyborg si è evoluto ulteriormente. Il cyborg 3 è un termine che è iniziato a comparire intorno agli anni 80, fine degli anni 80, fine anni 90, laddove ci si è chiesti, ma se con la tecnologia possiamo modificare noi stessi, invece di utilizzarla per colonizzare spazi profondi, perché non utilizzarla per vivere semplicemente esperienze o vite più piacevoli qua sulla Terra? Cioè si è iniziata a diffondere l'idea che potevamo modificare la nostra costituzione umana perché questa vita, che è la nostra vita normale, non sembrava abbastanza o sufficientemente piacevole. Dopodiché si è iniziata a teorizzare il cyborg 4, laddove queste modifiche dell'uomo fossero modifiche di natura permanente, non più esterne, ma intrinseche al nostro corpo. Fino ad arrivare al cyborg 5, che è l'idea di una modifica che appartiene a tutta la razza o a tutta la specie, cioè che si trasmetta di generazione in generazione come nuova caratteristica dell'essere umano. Ma oggi cosa diciamo con il termine cyborg? Questo è il cyborg 1, 2, 3, questo è il cyborg 3, il cyborg 4 e il cyborg 5. Perché a un certo punto abbiamo iniziato a spostare la nostra attenzione dallo spazio profondo alle nostre esistenze? Perché nel frattempo si è diffusa un nuovo concetto di salute. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, all'incirca negli anni 47-48, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha prodotto una definizione del concetto di salute molto ricca ed elaborata, per cui la salute è quello stato di pienezza della persona, uno stato che prevede un benessere fisico, psicologico e anche spirituale, qualcosa che non è molto distante da una tradizionale definizione di santità. Bene, questo concetto di salute a un certo punto viene ad essere ricompreso quando nel panorama contemporaneo si diffondono le scienze psicologiche e psichiatriche. Secondo il modello di analisi del DSM, del Diagnostic Statistic Manual dell'Associazione di Psichiatri Americani, la salute non è un concetto di pienezza dell'individuo,
ma è una percezione di se stesso e del suo funzionamento all'interno di una scala di valori che possa essere definito normale. Vi faccio un esempio. Allora, una delle caratteristiche dei nostri funzionamenti è, per esempio, quella che la psicologia o la psichiatria chiamano la paranoia. Cos'è la paranoia? L'idea di sospettare di quello che accade di fronte a noi. Allora, nel mio venire qua, supponiamo che io fossi venuto in treno, mi fermavo alla stazione di Roma Termini, se c'era qualcuno che mi avesse offerto un orologio di gran marca a 5 euro, beh, sospettare che o era falso o era rubato è un funzionamento normale. Se io nello stare davanti a voi penso che il festival francescano è un'invenzione di qualche cospiratore che mi vuole portare qui per eliminarmi dalla faccia della terra, ecco, questo tipo di sospetto è un po' fuori da quel range di funzionamento normale. E questo accade per ogni caratteristica del nostro funzionamento psichiatrico, tranne in un caso: se sentiamo le voci non c'è quantità. Bene, se la salute però da uno stato di pienezza diventa uno stato di normalità, bene signori, la normalità non basta a nessuno. Ecco che allora si apre la possibilità e l'idea di andare oltre la normalità. Il Cyborg 3 diventa di fatto una categoria sintetica di una modalità di espressione di una società che sembra non trovare all'interno della normalità una caratteristica antropologicamente soddisfacente. E si inizia a pensare di intervenire con i prodigi della tecnica non per riparare delle condizioni deficitarie. Che ne so, noi conosciamo delle macchine, ne ho in mente una, il Tevac, è una macchina statunitense, per cui quando una persona ha problema cardiaco, per cui ha un failure cardiaco di una certa entità, possiamo staccare il suo cuore e mettere al posto di quel cuore un cuore artificiale. Non è quello il problema, ma sono tipi di interventi e tipi di tecnologie pensate per persone che stanno bene, semplicemente per migliorare quella che è la loro vita. E allora ecco che ci introduciamo all'interno di questa nostra seconda sezione e ci chiediamo: quale tipo di unione tra uomo e macchina pensiamo e stiamo realizzando? Allora, per capire qual è la frontiera di questa unione tra l'uomo e la macchina, vi devo introdurre una modalità con cui le scienze oggi analizzano i fenomeni più complessi o, diciamo così, più sofisticati. È la teoria della complessità e dell'emergenza. Allora, avete sentito che io nel mio passato vengo da studi ingegneristici. Il sogno di ogni ingegnere sulla Terra è una cosa che si chiama la linearità. Cos'è la linearità? Beh, la linearità non è altro che un'operazione in cui il risultato è pari alla somma delle parti. Ve lo spiego come lo spiegherei alla mia mamma. Non è vero, lei è biologo, però facciamo finta che... La linearità è quella cosa che accade quando io mischio una tazza di zucchero con una tazza di farina. Quello che ottengo sono due tazze di zucchero e farina. Il risultato è pari alla somma delle parti. In realtà, i fenomeni su cui vogliamo mettere le mani non sono fenomeni lineari, ma sono fenomeni complessi. Come spieghiamo un fenomeno complesso? Come il fenomeno in cui il totale non è pari alla somma delle parti? Sì, cioè, allora, supponiamo di avere una tazza di Coca-Cola e una tazza di aceto. Se io mischio l'aceto con la Coca-Cola, l'acido acetico contenuto all'interno dell'aceto produce un rilascio istantaneo di tutta l'anidride carbonica disciolta all'interno del liquido caramelloso che chiamiamo Coca-Cola. Il rilascio di questa anidride carbonica e la sua gassificazione, siccome la tensione superficiale del liquido a causa del caramello contenuto al suo interno è maggiore di quello dell'acqua, produce un fenomeno chimicamente molto complesso che si chiama schiuma. Il totale saranno n tazze di questa, perdonatemi il termine, schifezza, di aceto e Coca-Cola, dove N io non lo so contare prima, ma solo dopo che è esplosa sul mio tavolo di esperimenti. Dovreste vedere la faccia del mio superiore quando faccio questi esperimenti in convento. Ora, la complessità è una caratteristica dei fenomeni biologici. Io e voi siamo un insieme di piccole macchine che si chiamano molecole. Queste molecole
tuttavia non sono semplicemente tutto ciò che siamo. Perché se io prendessi tutte le molecole che compongono il nostro corpo e le mischiassi all'interno di un frullatore, potrei starci secondi, minuti, giorni, anni, secoli, non riuscite fuori voi. Siete un qualcosa di più delle parti che compongono il vostro corpo. Però i sistemi non lineari godono di una caratteristica molto interessante che si chiama emergenza. Che cos'è l'emergenza? Non è quella cosa che vi viene da fare quando chiamate il 113, è una cosa un po' diversa. Vi ho proiettato qui alle mie spalle delle simpatiche formiche. Allora, supponiamo che io abbia portato con me, amante della natura, una serie di formiche e che le lasci all'interno di questa stupenda cappella. Al di là del fatto che da domani il comune di Bologna mi mette nella lista degli indesiderati, queste formiche, questa ventina di formiche, iniziano a girare cercando cibo. Se sono fortunate, trovano qualcosa e con quel qualcosa che trovano sopravvivono. Se non lo trovano, girano, girano, girano e poi alla fine muoiono. Se io aggiungo formiche, 20 formiche, 100 formiche, stessa cosa, a un certo punto, superata una certa soglia, io vedo che queste formiche, qualcuna inizia a scavare la tana, qualcuna va in cerca di cibo, qualcuna la difende, qualcun'altra si prende cura delle larve, se hanno le larve. In alcuni tipi particolari di formiche, come quello che ho proiettato alle vostre spalle, se il nido è disturbato, se il formicaio è disturbato, le formiche producono un ponte con il loro corpo perché le altre formiche si possano mettere in salvo. Il tutto senza che vi sia un controllore centrale, cioè senza che vi sia il capo formica, metto la capo formica che dica tu fai questo, tu fai quell'altro. Questi esserini abbastanza semplici che sono le formiche, nella loro relazione producono qualcosa che non è all'interno di ciascuno di loro, che è quello che potremmo definire il formicaio. Dalla relazione complessa di questi elementi emerge il formicaio. E guardate che la relazione tra complessità e emergenza è molto interessante. Perché l'insieme di elementi abbastanza, sempre tra abbastanza, semplici, che compongono il vostro corpo, come i globuli bianchi e così via, conoscono una reazione complessa che è la reazione immunitaria, che è quella che senza che vi sia un controllore centrale ci protegge da alcune malattie. Ma un insieme di altrettanti elementi abbastanza semplici, mi perdonino i medici, mi perdonino i biologi in sala, nel mio abbastanza semplice intendo non così complicati come altri, come i neuroni sono le cellule fondamentali del nostro sistema nervoso centrale, conoscono due stati che con molta fantasia abbiamo chiamato firing quando sono accesi e non firing quando sono spenti. Bene, l'insieme di questi neuroni produce una cosa che non è nel singolo neurone, che è la coscienza. Dall'interazione complessa dei neuroni emerge una proprietà che è la proprietà complessa. Bene, allora io la coscienza com'è e come funziona non lo so per me. Però se io trovo delle macchine sufficientemente piccole in grado di interagire con queste altre macchine naturali come i neuroni, a un livello di complessità differente posso ottenere dei risultati che mi interessano. Posso alterare la coscienza intervenendo sul funzionamento, sul meccanismo neuronale. Bene, questo che vi ho appena presentato non è altro che un modello che sta alla base dei miglioramenti o enhancement tecnologici che esistono all'interno del nostro corpo. Per cui questo è il nostro neurone sezionato, che c'è un nucleo, c'ha dei rami in entrata, uno più rami in uscita, c'ha delle dendriti e degli assoni, andando a intervenire là in mezzo con delle capacità di modificare questi comportamenti ottengo un risultato differente. Quello che vedete proiettato alle mie spalle è un prototipo di chip della Intel stampato su una base di seta, la seta viene organicamente assorbita dal corpo, che si autoimpianta all'interno del cervello, creando così un bridge, un ponte, tra quella che è la funzione elettronica, cioè di modifiche delle correnti elettriche,
del cervello e quelli che possono essere i risultati che io ottengo o che impianto. Ma gli interventi non sono solo elettronici. Quello che vi faccio vedere qui, giusto per dirvi a che livello siamo arrivati, è uno scarabeo a cui è stato impiantato questo PCB, sarebbe una carta logica programmabile con un'antenna, cioè un piccolo chip programmabile con un'antenna, e quello che vedete qui è una moneta da 10 centesimi di dollaro, non so quanto siete pratici, insomma una cosina abbastanza piccola. Bene, questo insetto vivo conosce al suo interno impiantata questa unità elettronica e noi possiamo comunicare con questa unità ed ecco quello che otteniamo. Lui è bello lì, è lì tranquillo che è vivo, è lì che è vivo, io improvvisamente attivo il mio telecomando e lo faccio volare come mi interessa. Quando smetto, lui si torna a fare la sua vita. Poi cambio e lui vola di nuovo. Allora, capite, c'è una commistione, io l'ho visto dal vivo, è ancora più impressionante, perché fa pure un rumorino molto interessante. C'è una commistione tra un qualcosa che è macchinico e un qualcosa che invece è vivo, tra la vita e la macchina. Cioè siamo in grado di fondere quella soglia di separazione che c'è tra l'artificiale e il naturale. Il cyborg è esattamente questo. Una fusione dove non si sa dove finisce il naturale e dove inizia l'artificiale. Tanto è vero che c'è stato bisogno di una nuova categoria, che è la categoria del sintetico. Naturale e artificiale è una divisione che ha funzionato bene fino adesso. Oggi ci troviamo un po' in difficoltà. Non so se avete mai sentito parlare dei diamanti sintetici. I diamanti sintetici sono chimicamente indistinguibili da un diamante reale, se non fosse che hanno due caratteristiche diverse dai veri diamanti. Uno, non hanno difetti. Due, per legge devono avere al loro interno inciso al laser un numero di serie per essere riconosciuti. Però non sono naturali, perché non sono stati trovati in una miniera prodotti dalla pressione della terra per anni e secoli, ma non sono neanche artificiali, perché sono come quelli naturali, li abbiamo chiamati sintetici. Oggi abbiamo realizzato strisce di DNA sintetico, anche con basi, cioè i quattro componenti naturali del DNA, diverse da quelle che conosciamo nella vita. La biologia sintetica ci interroga su qual è il concetto della vita, su cosa vuol dire che un organismo sia vita. Allora, il cyborg non è altro che il contenitore cognitivo di questa nuova condizione dell'uomo tra il tecnologico e il naturale, dove la linea di confine, la linea di separazione tra il tecnologico e il naturale non è più così immediatamente percepibile. Faccio presente che l'insetto che vi ho fatto vedere è un insetto vivo, ma è anche un insetto comandato. Ora siamo solo tra noi, a parte la telecamera e qualche milione di spettatori. Chi ha pagato questo esperimento è stato il governo degli Stati Uniti, perché capite che avere delle microspie telecomandabili, che sono degli insetti naturali, è un vantaggio tattico enorme, anche se ufficialmente l'esperimento era pagato per cercare di capire come il cervello dell'animale rispondesse a dei disturbi durante il volo. Cioè noi lo facciamo volare, poi gli diamo delle perturbazioni e vediamo come fa quello a non schiantarsi. Così io imparo, lo monto su un aereo e il pilota automatico funziona meglio. In realtà quello che ci interessava era ottenere questo tipo di organismi viventi artificiali. Naturalmente artificiali o artificialmente naturali. Capite? È una questione che non riguarda più solo la tecnica e la tecnologia. Riguarda anche la filosofia. Ma riguarda anche una serie di altre discipline. Perché quello che possiamo fare all'interno di un essere come uno scarabeo lo possiamo fare anche all'interno di un uomo. I chip impiantabili o l'impianto all'interno del cervello è una cosa che normalmente proponiamo. Sapete che oggi possiamo curare o trattare, meglio curare, non possiamo guarire, possiamo curare nel senso di prenderci cura
di una serie di malattie neurodegenerative grazie all'impianto stereotassico all'interno del cervello di due elettrodi. Alcune malattie neurodegenerative, come malattie che danno forti tremori, pensate al Parkinson, con questi due impianti stereotassici nel cervello e una frequenza adeguata, conoscono degli esiti fantastici. Ci sono dei video su YouTube di queste persone che tremano tantissimo, gli vengono impiantati gli elettrodi, poi siccome il chirurgo deve trovare qual è la frequenza giusta, trova la frequenza giusta e quello inizia, chiaramente addormentato nel cervello ma sveglio nel resto del corpo, rinizia a poter suonare il violino durante l'intervento. Poi che cosa è successo? Che i primi apparecchietti non erano bloccati, quindi qualcuno ha iniziato a giocare con le frequenze. Qualcuno è dimagrito, qualcuno è diventato moralmente instabile, qualcun altro non aveva più sonno, qualcun altro si sentiva una persona diversa. Io non sono più io. Allora, per la prima volta nella nostra storia, non stiamo estraendo una tecnologia dalla scienza, ma abbiamo delle domande che ci arrivano dalla tecnologia. Perché ora sappiamo mettere questi elettrodi, ma non conosciamo fino in fondo il funzionamento del sistema nervoso centrale con una teoria scientifica adeguata, che ci fanno sorgere delle domande etiche e anche scientifiche. Come accade che una persona con una deep brain stimulation, questo è il nome tecnico della cosa che vi ho appena descritto, si percepisca o viva come una persona diversa? Perché? Che relazione c'è tra noi e il nostro cervello? Per fare una domanda. Allora capite che siamo, la vera novità è che siamo in una stagione in cui l'avanzamento tecnologico pone delle domande a cui conoscenze scientifiche e necessità etiche sono costrette a rincorrere cercando di offrire una risposta. Il punto etico e la questione centrale del cyborg si trova proprio qui. Però prima di arrivare agli interventi elettronici conosciamo anche una serie di interventi chimico-farmacologici. Conosciamo una serie di sostanze che riescono, molecole, che si riescono a mettere insieme all'interno di quei ricettori tra neuroni e che alterano il funzionamento degli individui. Beh, avrete senz'altro sentito parlare degli antidepressivi. Bene, ma queste sono tutte sostanze che prendono di mira condizioni patologiche. Oggi per la prima volta siamo in grado di prendere di mira il funzionamento di alcuni tratti della personalità umana e modificarlo anche quando non è in ambito patologico. Uno, per esempio, è il ciclo veglia-sonno. Sappiamo che da sempre siamo andati in cerca di sostanze stimolanti, si può dire al caffè, fino a quelle che troviamo nelle strade spacciate con la cocaina. Allora noi siamo in grado, conosciamo persone che riescono a stare sveglie per 72 ore, per esempio con un abuso pesante di sostanze come la cocaina. Dopo 72 ore però succede una cosa un po' spiacevole, cioè quella che i medici definiscono il crash, cioè la persona implode e diventa tipo uno zerbino che non si alza più. Bene, noi conosciamo l'utilizzo di alcuni neurostimolatori che consentono cicli di massima attenzione, di massima vigilanza per 72 ore, consentendo all'individuo poi di riprendere il suo funzionamento in una maniera normale. Questi esperimenti di questo tipo erano stati fatti, per esempio, con le anfetamine durante la Seconda Guerra Mondiale, perché i piloti avevano bisogno di alta concentrazione e prendevano queste sostanze per fare lunghe missioni di volo, perché sapete, in volo non è che puoi scendere un attimo, vai all'autogrill, no, hai bisogno di una certa attenzione. Oggi, utilizzando in maniera off-label, cioè utilizzando secondo modalità che non sono previste dal farmaco, sostanze come sostanze utilizzate per trattare sindromi come la sindrome del disturbo di attenzione, noi conosciamo capacità di aumentare la concentrazione dei soggetti normali in maniera impensabile fino a prima. Queste sostanze, per esempio, secondo un report recentissimo della rivista Neuron, sono le sostanze più spacciate all'interno dei college di prima fascia americani. I college di prima fascia americani sono i college più costosi. Sono quelli dove si arriva a pagare 25, 30, 40 mila, 50 mila dollari l'anno per un anno di studi. Ed è chiaro che io voglio un'altissima resa dei soldi che investo. Queste sostanze, spacciate all'interno della comunità studentesca, permettono agli studenti di avere una vita sociale normale, cioè
escono fino a tardi, e prima degli esami prendono queste sostanze e riescono a fare una notte intera di studio, questi stimolanti, senza mai perdere la concentrazione. I giocatori professionisti di poker chiedono queste sostanze per poter rimanere concentrati durante una partita. I creativi chiedono queste sostanze. Sono stati invitati all'interno di una conferenza, l'undicesima conferenza di neurofarmacologia tenuta a New Orleans un paio d'anni fa, e un rappresentante di un'importante ditta farmaceutica ha descritto questa cosa invitando i presenti a lavorarci con lo slogan "rendiamola legale e creiamo il mercato". Allora capite che questo accade, e ve lo dico non per creare un pregiudizio rispetto all'argomento, ma per dirvi in quale contesto reale ci si trova a operare oggi. Accade in un contesto in cui non è che c'è la ricerca pura, come quando c'era Pasteur che cercava il vaccino, ma il contesto avviene all'interno di un meccanismo in cui il mercato, cioè la capacità di vendere una sostanza e di trovare un target per quella sostanza, è un driver, è un motore, è una molla importantissima. Concretamente, che cosa riusciamo a modificare di noi stessi? Beh, il ciclo sonno-veglia. Non pensate che queste siano solo cose che riguardano l'estero, eh? È normale, per esempio, che tanti camionisti che guidano anche in Italia prendano il Provigil, che è un farmaco contro la narcolessia, per riuscire a guidare 12 o 13 ore senza cadere addormentati. Quindi è una pratica questa di utilizzare i neurofarmaci con una finalità di miglioramento, che è una pratica già culturalmente diffusa. Ho detto una volta, questa è la direttrice di una clinica di neurologia, mi ha detto: ma questo non è un enhancement. Tradotto, l'ho fatto anch'io, l'ho prescritto anch'io a qualcuno. Perché? Perché conosciamo una idea che non è solo medica, capite? Qui stiamo analizzando la cultura in cui siamo, che dice che l'umano è un qualcosa di malleabile su cui possiamo mettere le mani e che la soglia del limite è semplicemente legata alla volontà del soggetto. Comunque, ciclo sonno-veglia. Conosciamo anche la capacità di mettere le mani su quello che è il processo della memoria. È in fase di approvazione dalla FDA, l'amministrazione americana per i farmaci, due farmaci la cui sigla è MEM1213 e MEM1011, cioè farmaci che, dati a un soggetto sano, hanno la capacità di produrre la sedimentazione dei ricordi come permanenti. Voi immaginate uno studente di quel college prende la pilloletta, si legge il libro, non se lo scorda più per tutta la vita. Anche questo è stato presentato nella famosa conferenza di cui sopra vi dicevo. Mi avevano chiesto un parere etico, al che ho alzato una mano. Ho detto: scusate, supponiamo che la studentessa di cui sopra, che ha preso il MEM 1213, quella sera vada a una festa nell'università e venga violentata. Noi la stiamo condannando a vivere tutti i giorni della sua esistenza quell'evento traumatico con la stessa freschezza e con la stessa immediatezza di quando è accaduto. Siamo sicuri che dimenticare è un difetto della natura umana? O è un qualcosa che ci serve a vivere la vita così come la conosciamo? Ecco, questa è la domanda etica. Qualcosa che arriva a chiedere, non a dare le norme, non a dare le indicazioni, no? Ma arriva a portare una domanda di senso sulle cose che possiamo fare. Conosciamo anche dei farmaci che vogliamo dare a chi è andato a fare il soldato in prima linea, che permettono invece la cancellazione di ricordi sedimentati. Sempre nella famosa conferenza di qui sopra, che aveva come tema proprio gli enhancement cognitivi, diceva un generale che loro, i Marines degli Stati Uniti, spendono circa 3 milioni di dollari per addestrare ed equipaggiare un Marines che va al fronte. Grazie all'addestramento e all'equipaggiamento, quello torna vivo a casa. Poi torna a casa dal campo di battaglia, sta due notti e uccide la moglie, il figlio, il cane, due vicini e quattro passanti. Perché? Perché il suo cervello ha subito uno stress tale che risponde con una condizione traumatica che si chiama sindrome post-traumatica da stress. Cito le sue parole: "We need a brain helmet". Ci serve un elmetto per il cervello che lo renda immune da questo. Stiamo sviluppando dei farmaci
a base di cannabinoidi che associati a una lieve psicoterapia consentono la rimozione di ricordi selettivi. Capite? Quello che c'è alle spalle è lo stesso concetto di malleabilità e di miglioramento della persona umana. Dopodiché, in una vita che conosce questa tensione e questo ritmo, nessuno ha più tempo per essere infelice. Ed ecco una serie di miei colleghi di una serie di università americane, tra cui la Pennsylvania State University, iniziano a parlare di quella che è la neurocosmetica. Cos'è la neurocosmetica? È l'idea di vivere condizioni emotive sempre secondo quello che noi desideriamo. Attenzione, il vero problema etico nasce qua. Queste cose non sono male in sé o bene in sé. Avremmo già risolto, Se erano male le escludevamo, se erano bene le tenevamo. Voi pensate a un farmaco come il MEM1213. A una persona che soffre di una sindrome degenerativa che si scorda le cose, che qualità di vita gli riesce ad assicurare? Enorme. O come condanna quella ragazza che ha subito quella violenza in quel caso? Allora il problema è questa ambiguità propria della tecnologia che si colora di significati diversi a seconda dell'utilizzo che conosciamo. Allora la sfida si pone proprio a questo livello. L'idea è quella di riuscire ad arrivare a quella che si chiama una visione a realtà aumentata, un vivere a realtà aumentata. Vuol dire mettere degli strati di informazione tra noi e la realtà che arricchiscono la realtà. Ora questa cosa ormai è diventata di dominio pubblico, è uscito l'ultimo iPhone col suo ultimo sistema operativo che ha al suo interno proprio una cosa sulla realtà aumentata. Se non fosse che di queste cose se ne è parlato nel 2003 in un posto che è Arlington, in Virginia, ad opera di una fondazione governativa americana, che è la National Science Foundation, che si occupa dell'avanzamento delle scienze, la quale ha messo insieme tutte le big tech del settore e ha detto: noi per prevalere in un mercato globale non possiamo più affidarci ai vecchi lavori, cioè se noi competiamo con la Cina, detto in soldoni, facendo i bulloni, vincono loro perché li fanno di più e a meno costo. La competizione sarà vinta su questi fronti, se noi creiamo delle capacità aumentate per persone aumentate che possano avere capacità cognitive e funzionali migliori. Nasce così l'idea di un progetto molto particolare, questo è il cyborg emotivo, scusatemi, che è il progetto fatto ad Arlington che si chiama NBIC. 2003 è stato progettato, c'è un grande polmone con gli atti di quella conferenza, ridiscusso e calendarizzato negli achievement da avere, nelle tappe da avere nello sviluppo tecnologico nel 2006. NBIC, NBIC, Napoli, Bologna, Imola, Como, per intenderci, sono le iniziali di quattro parole chiave per questo progetto. N come nano, B come bio, I come info, C come cogno. Allora l'idea è che ora siamo in grado, grazie alle nanotecnologie, di avere delle nanomacchine che possono interfacciarsi con le molecole, perché più o meno lavorano sulla stessa dimensione. Se noi a livello nanometrico facciamo interagire queste macchine con il sistema biologico, possiamo avere uno scambio informativo all'interno di un corpo vivente controllato da noi, che produce una risposta cognitiva che desideriamo. Allora, queste frontiere del miglioramento non sono né solo frontiere culturali, né solo frontiere tecnologiche, ma diventano un vero e proprio piano strategico nazionale all'interno di questo progetto che è il progetto NBIC. Siccome il tempo vola, vorrei arrivare alla domanda di fondo, che è una domanda del tutto etica. Ma possiamo fare tutto quello che possiamo fare? Come valutare eticamente queste tecnologie? Bene, l'Accademia, quella che si chiama l'Accademia, ha iniziato a parlare di queste cose. E io, con un po' di tempo a tavolino, ho messo insieme il modo con cui oggi si parla di questi temi. Allora, tutte le argomentazioni che vengono fatte su questi temi non sono altro che una composizione
di tre argomenti chiave che vengono giocati tra di loro per ottenere un sì o un no o un dipende alla domanda se possiamo fare tutto quello che possiamo fare. Il primo è quello che chiamiamo il fear of uncertainty. Chiaramente la gran parte del dibattito è statunitense, ecco perché i termini sono americani. Fear for uncertainty significa paura dell'incerto e di fatto risponde all'idea che tutte le volte che mettiamo le mani sull'uomo, proprio per questo effetto della complessità, non è detto che otteniamo quello che vogliamo ottenere. C'è sempre un fattore di rischio. E allora l'idea è che nel parlare di enhancement dobbiamo avere chiaro qual è il rischio a cui ci sottoponiamo. Come direbbero gli americani che propongono questa teoria, è think twice, cut once. Cioè tu c'hai un pezzo di legno, pensaci due volte dove lo vai tagliare, perché una volta che l'hai tagliato è andato. Questo vi dice andiamoci piano. Dalla parte opposta però c'è chi dice che sì signori, ma vedete, qui l'incerto non è solo quello che ti succede se prendi la pillola, c'è un'altra incertezza davanti a noi, che è il nostro futuro come specie. Stiamo modificando il clima, stiamo modificando l'ambiente, stiamo modificando la nostra capacità di vivere in questo habitat. C'è un incerto che è il nostro domani. Non affidiamoci alle cieche pieghe dell'evoluzione. Trasformiamo l'evoluzione in sviluppo. Modifichiamoci noi stessi per essere in grado di vivere indipendentemente da quello che succede. Allora, con questo paradigma, paura dell'incerto, si spinge nel limitare, nell'approvare questi sistemi, guardando a quello che può succedere. Allora, è chiaro che questi paradigmi, chi argomenta con questi temi, dice una cosa sacrosanta. Il nostro controllo sulla realtà è quello che è. Non possiamo avere un controllo assoluto. Però, la domanda che faccio io è questa. Scusate, ma l'etica è un qualcosa che è mossa dalla paura o è qualcosa che cerca di fare il bene? Perché argomentare sui mossi dalla paura può avere un suo senso, ma non è un ragionamento etico, perché il ragionamento etico è semplicemente cercare di fare il bene possibile. Oltretutto, e qui c'è un'altra questione, nel guardare mi fa bene o mi fa male, questo è un paradigma profondamente individualista. Riguarda solo me, capito indipendentemente da tutte le altre persone. Ecco perché a fianco a questo tema c'è un altro modo di argomentare che potremmo riassumere all'interno di questa duplice sentenza, equality e pursuit for happiness. Sono due termini che compaiono all'interno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Tutti gli uomini sono uguali, ognuno ha il diritto di ricercare la propria felicità. Ecco, tutta un'altra serie di argomentazioni sul si può fare o non si può fare è legata a questa cosa. Se ci pensate, le battaglie più sanguinose dello scorso secolo si sono fatte per dire che tutti gli uomini sono uguali. Creare di fatto uomini più uguali di altri, per citare Orwell, è un rischio pericolosissimo per quello che è uno Stato democratico, per quello che è un contesto sociale che si basa sull'uguaglianza. Ed ecco che qui partono una serie di argomentazioni. Si pensi a Fukuyama. Fukuyama è un politologo statunitense molto in voga che ha aiutato Clinton in una serie di questioni. Quindi Fukuyama queste idee le idee più pericolose del mondo. E di contro però c'è chi ci ricorda che uno Stato ha senso solo se mi permette di ricercare la mia felicità. Altrimenti diventa uno Stato etico e oppressivo. E se la mia felicità è essere diverso da come sono, perché me lo dovete impedire? Ed ecco che qui, all'interno di questo modo di argomentare, si scontrano tutta una serie di ragionamenti sul più uguale, meno uguale, diritto, non diritto. È interessante, dico solo questi due sottocorrenti, qualcuno che dice, sì signori, però vedete, noi dobbiamo considerare una cosa importante, che è l'eterogenesi dei figli. Pensate a quel meme 12-13. Il primo farmaco al mondo che sta sotto brevetto non per chi è malato, ma per chi è normale e non vuole scordare. È vero, è stato sviluppato per i normali. Se io permetto la sua commercializzazione,
ci sarà qualcuno che è più normale degli altri. Però tutti quei poveri malati di Alzheimer o Parkinson che scordano potranno beneficiare di una cosa che altrimenti non hanno. Allora consideriamo anche questi effetti non voluti all'interno di questa bilancia. Vi è poi qualcun altro che dice, beh signori, però sapete, tutte le volte che voi aprite la parola e che utilizzate la parola etica, voi vi rifate a dei principi. E in una società plurale come la nostra, trovare dei principi comuni, come se il bene fosse chissà proprietà di chi, è una cosa sconveniente. Allora scordiamoci l'etica. Applichiamo una cosa che ha funzionato bene durante la guerra fredda. Cos'è che ha funzionato bene durante la guerra fredda? Una nuova dottrina matematica che si chiama la teoria dei giochi. La teoria dei giochi è quello strumento matematico utilizzato per capire quante bombe nucleari dovevamo realizzare perché all'avversario non convenisse mai iniziare la partita della guerra atomica perché avrebbe perso. È quello che ha tenuto la corsa agli armamenti durante la guerra fredda e ha fatto sì che non è mai scoppiata una guerra nucleare, al di là del generale che è recentemente morto, che non si è fatto ingannare dal computer che ha letto un falso attacco. Se noi applichiamo la teoria dei giochi a queste cose, potremmo avere un modello asettico di cui nessuno può dire è di parte da applicare a queste decisioni. E cosa dice la teoria dei giochi? La teoria dei giochi dice che tutte le nostre attività sono di fatto riconducibili a due tipi fondamentali di gioco. È gioco perché uno vuole ottenere un effetto, che è quello di vincere. Il pallone è un gioco perché tu puoi fare gol. Sono i giochi a somma zero. Esempio, supponiamo che io e tre di voi ci sediamo a un tavolino da poker, ognuno con 100 euro in tasca. Se io mi alzo con 400 euro in tasca, oltre al fatto che o è un miracolo o un barato, ciascuno di voi deve aver perso 100 euro. In tutto il tavolino c'erano 400 euro prima, 400 euro ci sono dopo. Questo è un gioco a somma zero. Quindi se io miglioro me stesso, rubo qualcosa agli altri, lo stesso concetto del doping. Nelle attività a somma zero, secondo la teoria dei giochi, non si può fare. Però mica le attività dell'uomo sono solo a somma zero. Supponiamo che io e tre di voi ci sediamo intorno a quel tavolino e cerchiamo la cura per una malattia rara. Se uno di voi che ha preso una pillola per l'enhancement ha quattro idee e ciascuno di noi una, tutti ci alziamo con sette idee. Allora il gioco non è a somma zero. Secondo questa teoria, teoria dei giochi, allora dovremmo applicare in funzione delle quali del pursuit of happiness per tutte le attività che non sono a somma zero l'enhancement. Ma perdonatemi, l'etica è solo una questione di massimizzazione del risultato, perché una bomba atomica uccide molto di più di una pistola, ma non per questo è più etica. Allora, di nuovo, questa caratteristica ineludibile dell'essere umano che l'etica sfugge a categorie quantitative e si appella direttamente a un nostro interrogarci sul senso delle cose che viviamo. L'ultima cosa, l'ultimo modo, è il modo delle policy, molto tipico di una certa mentalità, per cui si dice, signori, cos'è sta storia, il bene, il male, mettiamoci delle regole, le regole sono quelle, punto. Meno di 16 anni non si usano questi farmaci, meno di 18 non bevi, meno di 18 non puoi fumare. Sono delle regole astratte da qualsiasi consenso, dettate da un certo contesto burocratico. L'idea però di fondo, il limite, e con questo concludo perché sennò la prima menzogna che ho detto è che parlavo 50 minuti, il limite vero di queste teorie è che sono tutte teorie che prevedono un modello top down, cioè un modello di government in cui c'è un'autorità che dà delle norme sul basso. Ma per problemi così complessi questo modello di governo non funziona. Allora si può risolvere, e questa è la mia proposta personale in quest'ambito che ho diffuso in una serie di ambienti, si può risolvere o governare questo problema cambiando modello, non più il governo, ma si deve mettere in atto una governance, cioè si devono creare degli spazi comuni in cui le diverse competenze etiche, filosofiche, tecniche, giuridiche, anche teologiche e religiose, si confrontano cercando quella che è la migliore soluzione per orientare questo sviluppo,
per orientare meglio questa innovazione tecnologica verso un orizzonte comune che è l'orizzonte dello sviluppo. Allora, arrivando alla conclusione di questo tema, abbiamo una tecnologia che buca la pelle, nel senso che arriva alle componenti più profonde che pensavamo intoccabili del nostro vivere umano. Questa tecnologia per la prima volta riesce a farci pensare che il nostro contesto sociale, il nostro modo di vivere sociale, di fatto possano essere disarticolati e non essere più in grado di essere adeguati. Tutto questo ci chiede una gestione, che è una gestione comune, che è una gestione secondo dei modelli che secondo me non possono essere più quelli della delega e del government, ma che sono quelli della governance. Cioè ci chiede di ritornare a quella costituzione tipica del nostro occidente, siamo la polis, siamo la piazza, ci chiede di creare piazze all'interno del quale le diverse competenze si interrogano sul senso di quello che si sta vivendo, cercando di orientare il vissuto verso quello che è l'orizzonte dello sviluppo.